Buonasera, buonasera Divino. Vi salutiamo e benediciamo da Cervinia, Cervinia, amatissimi figli. Caro Divino, mi dica tutto, allora, come ha studiato in questo weekend su questo tema? Beh, in verità, proprio studiato, forse non era necessario, ecco, perché appunto questo tema l'abbiamo affrontato in almeno una tesi magistrale, quella che era dedicata alle teorie sulla fine dei tempi. Sì. E quindi era dedicata inevitabilmente, sì, perché noi siamo partiti dal Vecchio Testamento, non c'è dubbio, era inevitabile parlare anche dell'Anticristo, sì, quindi lo conoscevamo questo tema. Lei come lo considera allora, il Papa, come lo considera, l'Anticristo? Vorremmo partire però da una considerazione, cioè la trasformazione, perché questo è il punto dirimente, la trasformazione del Pater Noster, cioè il Padre Nostro che tutti conoscono, la trasformazione per opera di una commissione della CEI, ecco, il problema grosso, gigantesco, proprio gigantesco, è che Bergoglio e i suoi servitorelli non ha il potere di modificare la parola di Dio. Ma figurati, la peculiarità del Padre Nostro è che è stato questo testo rivelato direttamente dal Nazareno a beneficio dei fedeli. E dunque? Ed è completamente diverso da altre preghiere costruite a tavolino, per così dire, come l'Ave Maria, oppure la preghiera per i defunti o altre cose. E allora? Il Padre Nostro è rivelato, naturalmente, per chi ci crede, questo è ovvio, è rivelato da Dio, visto che Gesù Cristo, e dunque non poteva essere toccato, la dottrina giusto? Cristiana è parte integrante della divinità. Quindi, andando al punto, Bergoglio non può, lui né i suoi servitori, loro che sono soltanto uomini, anche se palesemente vanagloriosi, non può impadronirsi di una preghiera donata dal Nazareno che è immodificabile. Mi sembra un ottimo trattato di teologia, Divino. Allora, la cosa che vorrei capire è questa: non potendosi appropriare di questa cosa, ha commesso un errore gravissimo nel modificare il Padre Nostro, no? Certo, certo, ha commesso un crimine. Un crimine, un crimine di lesa maestà. In questo caso la maestà divina. E dunque? Siamo proprio al sacrilegio sommo. E dunque non potrebbe indossare all'impietà. All'impietà, non c'è dubbio. Dunque non può donare. In conseguenza noi abbiamo provveduto con una formula tradizionale cui potranno associarsi tutti i fedeli che sono in ascolto e che è replicabile. Sì, abbiamo provveduto a scomunicare Bergoglio e tutti i suoi complici. Aspetta, aspetta, fermi, aspetta, fermi tutti. Allora, Divino, lei vuole, con una formula molto semplice, scomunicare Bergoglio perché ha commesso un crimine gravissimo nel modificare il Padre Nostro, giusto? Certo, ha qual commesso è la formula? Un crimine gravissimo contro la maestà di quel Dio che lui dice di servire e di cui si proclama vicario. Sì, vicario. Resta da capire se il Dio di cui lui parla molte volte a sproposito lo considera il suo vicario. Questo di solito è un problema per le due parti, non può deciderlo solo. Certo, uno. Invece lui si autoproclama vicario, ma in realtà lei ha molti dubbi su questo, Divino, o sbaglio? Ma, sì, perché se lui fosse veramente un servo fedele di Dio, non avrebbe commesso questo crimine, un crimine di tale gravità. Se questo poi, l'altra possibilità, unica alternativa, lui è pazzo, se lui fosse pazzo, anche tale caso dovrebbe dimettersi. Essere isolato, ecco, andare in un convento la sua convinzione per espiare comunque o le sue colpe o la sua follia. Ecco, ma lei pensa che sia pazzo o è semplicemente l'anticristo? Questo è il punto fondamentale. Noi pensiamo che alla luce dei dati in nostro possesso lui potrebbe essere un complice dell'anticristo. Un complice. Perché l'anticristo è un personaggio molto vistoso, appariscente, ma chi è l'anticristo? E potente, potente. Ora, lui più che potente, sembra semi rincoglionito. Perché ma come se si è ridotto una volgarità? A fare ma come ciò, si permette? È chiaro che
Ma come si permette di insultare il Papa? Ed ma è divenuto pazzo. Un eretico. Quindi dovrebbe fare giustamente la fine di Papa Formoso, che come tutti sapranno no. è stato giudicato da morto di e dunque, il Papa, e dunque? Poi cacciato nel Tevere. Cioè dovrebbe essere cacciato nel Tevere, cioè ucciso. Ma adesso non forte. Usa più cacciare nel Tevere, adesso però usa l'esilio, l'esilio oppure appunto il... ritirarsi in pensosa meditazione, ma lei prenderebbe, scusi, divino, autoflagellazione ad esempio in un convento. Lei prenderebbe, i mali che sta facendo alla Chiesa di Roma sono infiniti, e se lui resterà, noi assisteremo a ulteriori rovine. Ma lei, ecco, lei se la sente, se la sente, deciso di scomunicarlo. Discomunica, facciamo questa scomunica, divino. Figura, una cosa pazzesca. Noi leggiamo questo testo che poi ricordiamo è reperibile anche nella nostra pagina Facebook, figure, perché non può ce l'ha un cazzo di nessuno. Questa scomunica reiterata anche nei giorni successivi. Vai, ecco. Vadi, vadi. Anatema all'empio servo di un dio minore. Ma è pazzo, dai. Allo scopo di arrestare il cammino dell'empietà, volgiamo lo sguardo ammonitore e la nostra parola salvifica, protettrice del popolo di Dio, verace ed incorrotto, ovunque sia e sarà, fino alla consumazione dei tempi. Vabbè, poi... Tu, servo del maligno, attorniato da sicofanti e pennivendoli, hai osato tramare contro l'unità della Chiesa e il tuo Dio, e financo posare le tue mani su ciò che non ti appartiene e mai ti apparterrà. La preghiera donata agli umani dal Nazareno, non disponibile se non a lui. Allora? Noi, pertanto, alla luce della tua scelleratezza, valutando che sei empio, sacrilego ed eretico, lanciamo anatema su te e ti scomunichiamo. Bene. Analogamente lanciamo anatema e scomunichiamo i sacerdoti, parroci, presbiteri, vescovi, cardinali e quanti appartenenti agli ordini monastici se osassero recitare il Pater Nostre nella forma da te suggerita e dai tuoi codici. Benissimo. Caro Divino, la saluto. Parenzo, un giudizio su quello che è successo? Tenetemi la musica sotto, per favore. Che c'è? Noi della maggioranza silenziosa. Vi salutiamo. Aspetta, Divino. Andiamo in diretta a fare in culo questo povero idiota. Mandiamo una felice serata. Divino, aspetti un attimo. Andiamo tutti quanti, teniamoci per mano. E diciamo al divino Telma, caro divino, vai serenamente a fare in culo. Sì, vabbè, ma insomma, è chiaro che un soggetto siffatto, non avendo argomenti culturali di dove alcun le tipo, ste cazzate, perché divino? È nato in una fogna, come le vengono in mente ste cazzate, nelle divino? Fogne ed incontra i topi suoi confini come colleghi e sodali, quindi Telma, come le inventa voi capite bene che è desolante constatare lei, che come le inventa la sua malattia mentale ogni giorno e che voi aumenta sempre di più della zanzara, dobbiate sopportare questo Amleto Belelli, tento, Marco Amleto Belelli, addio, Marco addio. Amleto Belelli.